GF 2018, tutti gli inquilini contro Danilo. Tutti i concorrenti del Grande Fratello 2018 contro Danilo, sei un presuntuoso. Gli animi sono ancora in subbuglio all'interno della casa del Grande Fratello 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso e dagli opinionisti televisivi Cristiano Malgiogio e Simona Izzo. Infatti, tutti i ragazzi della casa più spiata d'Italia si sono riuniti in giardino, sorseggiando una tazza di camomilla e hanno provato a tirare le somme e provare a chiarire una volta per tutte la situazione riguardo a Danilo. Ognuno ha detto la sua sul ragazzo romano e che è una cosa in particolare su cui sono tutti d'accordo, che l'atteggiamento del ragazzo pecca spesso e volentieri di presunzione, infatti, da più di una persona, Danilo è stato definito proprio come un presuntuoso. Il Tarzan di Viterbo, Alberto, è in prima linea sull'argomento dell'inquilino romano e, infatti, ha detto a quest'ultimo che tutti loro sanno bene che lui le cose le sa, però ha degli atteggiamenti troppo presuntuosi che danno fastidio agli inquilini della casa. In particolare, Danilo è sotto accusa in quanto pensa sempre che solo la sua visione sia quella corretta e mai quella degli altri. Alessia Prete contro Danilo. Anche Alessia Prete, la fidanzata di Matteo Gentili, ha voluto dire la sua e ha affermato che Danilo l'ha sempre vista come una ragazzina che vede il buono in tutti. Inoltre, la bella torinese aggiunge che il ragazzo romano è sempre lì ad ostentare il suo modo di essere e tutto questo lo si capisce dal modo in cui parla degli altri e al modo con cui affronta i discorsi. Quindi, anche la bella ragazza torinese ha deciso finalmente di sfogarsi con l'elettricista romano. Danilo impassibile di fronte alle accuse rivolte dai suoi compagni. Intanto, nonostante le numerose accuse rivolte dai suoi compagni, Danilo sembra impassibile a tutto in quanto, ancora una volta, è convinto delle sue ragioni, cosa della quale l'accusano i suoi inquilini. Inoltre, è intervenuta anche Veronica, figlia di Bobby solo che dice al ragazzo romano che si confronta soltanto con chi lui ha voglia e questo per la ragazza è un limite che si pone. Poi, Alberto aggiunge anche che è solo grazie a lui che alla fine sono arrivate le scuse da parte di Danilo a Lucia Bramieri. Dunque, sembra che ormai tutti all'interno della casa di Cinecittà si siano schierati contro il ragazzo romano. Quest'ultimo, riuscirà a chiarire una volta per tutte la sua posizione con gli altri concorrenti? Forse che è la possibilità che la camomilla tutti insieme in giardino possa fare da riconciliante per tutti.